Luca Naschi, una bella serata perché torna a vivere il Caffè Re, come mai? Allora, il Caffè Re nasce dalla nostra idea che avevamo avuto nel 2008 di riaprire i bar Sette Nani in centro a via Sallustio. Col terremoto, come tutti sappiamo, è stato purtroppo chiuso e quindi dopo 3 anni siamo riusciti a trovare questa location che ci ha dato, che ci è piaciuta subito, insomma. Quindi io e mio fratello, insieme a Gianluca Selli, abbiamo riaperto questo locale che ci dà la possibilità di stare allo stesso tempo sia dentro che all'aperto, avere una splendida cornice estiva. E avete preparato anche degli eventi durante l'estate? Sì, abbiamo un cartellone molto pieno, vario, soprattutto da degustazione, sfilate, un po' di tutto, aperitivo a chilometro zero come quello di questa sera con tutti i prodotti del nostro territorio e fondamentalmente a zero chilometro, cioè i nostri prodotti e il nostro territorio. Vedendo l'entusiasmo e la gente che è qui presente, vuol dire che è un successo. Ma guarda, non lo devo dire io, questo lo deve dire la gente. Comunque noi nasciamo per fare un buon aperitivo e un buon dopo cena. Cerchiamo di fare questo, non serate, far stare la gente tranquilla e passare un'ora in tranquillità. Ci siamo, inaugurazione Caffè Re. Marco, Gianluca Selli, Luca Naschi. Questa è un'intervista un po' al contrario, diciamo. Perché nasce il Caffè Re? Caffè Re ritorna, non è che nasce, dopo 3 anni dal terremoto siamo tornati. Qui c'è il nostro nuovo socio che è Gianluca Selli, che è entrato quest'anno per una serie di progetti che stiamo, insomma, svolgendo. Come ti vedi in questa nuova società con noi, con i due fratelli da Naschi addirittura? Società bellissima, i fratelli da Naschi, nasce questa società perché sono miei amici d'infanzia e dopo il terremoto niente, abbiamo deciso con svariati progetti di ricominciare, adesso ci siamo e abbiamo già altri locali già aperti e ne continueremo a aprire degli altri. Dopo questa iniezione di fiducia non possiamo che dire solo Caffè Re.